sera. Grande il nostro eroe, farà, farà. Gli amici diventano nemici, Farah e Ombra si schierano con Layla, Ali rispolvera vecchie formule del grande Aladino, Ben recupera il mitico arpione dei suoi avi, tutto è pronto per la battaglia finale, mentre si scatena l'ultimo vortice della tenebra. Farah! Non avrei mai creduto che potesse piacermi un posto come questo. Non vedo l'ora di recuperare l'ultima polvere di Namirash. Non essere impaziente, il vortice della tenebra ci proteggerà. Sì, dal prossimo attacco dei tuoi poveri amici. Dobbiamo finirli una volta per tutte. Sì, certo, li finiremo. Ma dobbiamo soltanto... C'è qualcosa che non va. Hai cambiato idea? È solo che eliminare Ali, Ben e gli altri non mi sembra giusto. Sono stati i miei migliori amici. Abbiamo lottato insieme, non mi hanno mai tradito. Il mio dolce, nobile paladino della luce non si smentisce mai. Preso sempre dai suoi sentimenti. D'accordo, nessuna vittima. Li faremo prigionieri. Sì, e saranno i testimoni del nostro trionfo. Della nostra unione. Sapevo che avresti capito. Vieni, ho un regalo per te. E trivelle, con tutte queste nubi non si vede niente. Che ne dici di dare una controllata alle coordinate di volo? Con questa poca visibilità non si sa mai. Tilda? Tilda? Dicevi qualcosa? Non ho capito. Non puoi continuare così, sembri assente, devi reagire. Sì, lo so, non preoccuparti. Capisco che ti senti tradita, ma ci sentiamo tutti così. Non mi sento tradita. Se penso a quello che abbiamo passato insieme e a quella che era la nostra missione, non riesco ancora a credere. Che farà? Non è lo spettacolo più fantastico che tu abbia mai visto? Per affrontare i tuoi cari amici, avrai bisogno di un'arma degna di te. Kliovaptad, Obldienna, Ozoki Krenova, Sriamna, Polnireus Vatamrak! Prendila, è tua, saprai apprezzarla. Nessuno ha mai combattuto con una spada forgiata nel Namirash. Perché proprio la farfalla? Perché vive un solo giorno, esattamente come questa spada. Io non capisco. Usala bene oggi e non dovrai combattere mai più. Ma ricordati bene, Tilda, devi lasciarla a me. D'accordo, Tilda sarà tua. Ma per favore, tu non devi... Non preoccuparti, non le farò del male. E ora usa la spada. Non dovrei avere i vortici negli occhi. No, per te è diverso. Ora sei tu che controlli la forza del Namirash come me. Non siamo burattini. Siamo i padroni indiscussi della tenebra. Guardate! Da che cosa fuggono? Abbiamo soltanto un correttissimo modo per scoprirlo. Atterriamo!
Ma dove vanno? È uno scorrettissimo mistero. Sono impauriti e qualcosa mi dice che ha a che fare con Layla e il vortice della tenebra. E anche con Farhat. Più forte, ancora più forte. Adesso vai, li stai dominando. Vai e finisci quello che devi fare. Sì, ora sarà più facile catturarli uno alla volta. Ammesso che abbiano resistito. Sì, sono sicuro che sono vivi. Pozzi e trivelle, che botta! Chissà dove saranno finiti gli altri. Che disastroso disastro. Devo andarli a cercare, ma prima... Eccolo qui! Il mio lancia tutto, ora mi sento più tranquillo. Sei sicuro di saperlo usare? Fermati! Se fai un altro passo sarò costretto ad usarlo! Coraggio, amico mio! Fa quello che devi! Non siamo più amici! Fermo dove sei, ho detto! Con che cosa intendi colpirmi? Mitra, bazooka o magari balestra, oppure... Ti vuoi fermare? Che c'è in quell'ampolla? Sputo concentrato di cammello. È un'idea di Ali. Ma che fantasia! Scelgo il bazooka! L'hai voluto tu! Tutto qui, grande genio? Era un colpo di avvertimento! Coraggio, allora! Mira dritto! Sai, Rashid, questa spada ha un fortissimo potere magnetico. Fermati! Molla! Lasciami andare! Come desideri. Maledizione, Farhat! Tirami subito fuori! Mi dispiace, amico mio, ma sarà meglio che te ne resti tranquillo qui. Almeno finché non avrò catturato gli altri, d'accordo? Cerca di non muoverti, mi raccomando, fai il bravo. Me la pagherai! La prossima volta sparerò dritto! Ciao, Tilda. Che piacere ritrovarti. Aspettavo da molto, molto tempo questo incontro. Corri, corri, Topolino, che il gatto è venuto a prenderti. Così non li troveremo mai e poi mai. Ammesso che siano ancora vivi. Sempre ottimista, eh? Forse è meglio tornare indietro. Shh, zitto! Ho sentito qualcosa! Io non ho sentito proprio niente. Roventi sabbie! Via, corri! Sbrigati! Per tutti i deserti, un vecchio guerriero non ha più diritto a portarsi in testa il cimiero? Ora vedrà quel dannato, un goccio di mimetilla e... la serpente del deserto, quello fa sul serio! Ah! Devo battere in ritirata! Vediamo, ecco, la talpilla andrà benissimo! Bravo, Ali! È proprio quello che Ombra, volevo! Basta così! Ben, per favore, arrenditi! Ali è scappato! Non puoi farcela contro Ombra e me! Sei diventato tanto vigliacco da non combattere da solo ad armi pari? D'accordo! Lasciaci combattere, non ti intromettere! Ad armi pari! Chi avrebbe detto che sarebbe finita così?
Sta a te scegliere. Se ti arrendi, potremo continuare ad essere amici. Non so che cosa ti abbia fatto Layla, ma proprio non ti riconosco più. Avanti, facciamola finita! Lo inseguo? Atteniamoci al nostro piano. Vieni. Tilda, tesoruccio! Giochiamo a nascondino? Buona, stupidina, più ti agiti più resti imbrigliata. Mi hai deluso, credevo che avresti lottato di più. Una vocina mi dice che farei meglio liberarmi subito di te. Ma purtroppo ho promesso a Farate di risparmiarti. A questo punto ho bisogno di una tua parola. Quale parola sarebbe? Devi dire rinuncio a Farate e io non ti farò del male. Avanti, dillo, rinuncio a Farate. Ripassa domani! Lo sapevo! Mi hai dato un'ottima scusa per... Lasciala stare, stregaccia! Liberala! Scappa, Ben! Credo che tu abbia finito le munizioni. Sta a guardare, ti mostro com'è obbediente. Colpisci l'albero alla sua destra! La prossima volta mi basterà dire colpisci Layla. Non lo farai. Oh, certo che lo farò, perché leggo nei tuoi occhi che non ti arrenderai mai. Forza allora, che aspetti? Mi dispiace, non ho scelta. Ora vai, colpisci Layla. Mi dispiace, ma anch'io non ho scelta. Shh! Tilda, sta zitta e ascoltami. Ora tolgo la mano, ma non urlare. Non ho tempo per spiegarti. Ti devi fidare di me. Fidarmi di un traditore? Hai alternative, per caso? Rispondi a una domanda. In che cosa ho sbagliato con te? Assolutamente in nulla, amico. È soltanto il destino che sta facendo il suo corso. Il destino? Manca ancora Ali. Sì, a Tilda penso io. Oh! Dov'è finita? Maledetta! Non capisco, tu da che parte stai? Dalla parte di Farate, come sempre. E allora perché mi hai salvato? Perché me l'ha chiesto lui. Intendiamoci, l'ho fatto con grande piacere. Ti ho sempre preferito a Layla, nonostante che anche lei abbia un certo fascino. Piantala di fare il pagliaccio. Che sta succedendo? Che vuol dire tutto questo? Ogni cosa a suo tempo. Ora sei tu che devi dirmi dove portarti. E in fretta, perché non ho molto tempo. Allora portami a Oxford, all'università. Da questo momento voglio fare a modo mio. Che succede? Qualcosa mi ha punto attraverso gli stivali. Che cosa può essere stato? Non ti hanno mai detto di stare attenta agli scorpioni? Tu? Sì, proprio io, il tuo acerrimo nemico, Ali Sayed. E sai con che cosa ti appunto? Con il mio solito naturalissimo, ma estremamente letale e mortifero veleno. A volte le cose semplici sono le migliori. Non sai che cosa hai fatto? Certo che lo so, giustizia finalmente. Tremenda, roventissima giustizia. Oh. Layla, sei soltanto uno stupido scorpione. Che cosa hai detto? Mille volte stupido! Non ti sembra di esagerare? Roventi sabbie, ragazzo, vedo che fai sul serio.
Oh, arrivati! Ma insomma, che modi sono questi? Toh, la famigerata Miss Swanson! Vedo che godo sempre delle sue simpatie. Desolato, ma devo andare. A quest'ora Laila avrà notato la mia assenza. Madame, è stato un piacere. E lei chi è? Uno troppo abbronzato, l'uomo mascherato? Mi faccia capire, mi sta sfuggendo qualcosa? Siamo alle solite, lei e i suoi modi eccentrici. Va bene che Oxford ha bisogno di geni, ma di pazzi esaltati ne ho già visti fin troppi. Io non sono affatto pazza. Esattamente quello che diceva quello sciroccato di Gregorian. E guardi un po' che fine ha fatto. Gregorian, il genio dell'antimateria, che gli è successo? Lasci stare quel forsennato e sputi il rospo. Devo assolutamente raccogliere informazioni sulla dottoressa Diamu Janiskova. Laila non è affatto quello che sembra. Miss Swanson, lei non solo è pazza come il professor Gregorian, ora parla precisamente come lui. Questa conversazione è chiusa, esca! Gregorian mi sta dicendo che conosceva Laila. Fu lui a portarla qui, lo sanno tutti, ma non sono fatti suoi. Ora basta, si levi dai piedi, non voglio più vederla qui. Aspetti, che cosa diceva esattamente il professore su Laila? Non sono autorizzata a fornire informazioni, tantomeno a lei che da tempo non fa più parte, grazie al cielo, di questa onoratissima istituzione. Mi dica dove posso trovare Gregorian e me ne vado. Buona giornata, Miss Swanson. Questa è la porta, la strada la conosce. E mi saluti tanto l'uomo mascherato! Avrai quello che meriti, fermati! Sai che ti dico, mio degenerato ex allievo? Non mi interessa combattere. L'importante è farti perdere più tempo possibile. Il tempo necessario al veleno di fare effetto. Chiudendo questa storia per sempre! E quando il veleno sarà arrivato al cuore di quella strega, tutto sarà finito. Il tuo tradimento non sarà servito a niente. Esagerato. Ci siamo. Ecco la correttissima biblioteca. Oh, nel mio laboratorio trovi antidoto, ampolla azzurra. L'antidoto si trova nell'albero laboratorio. È troppo lontano. Non tornerò in tempo. Come posso fare? Manda subito Ombra. Ombra può farcela. Ma certo, è giusto. Ombra! Eccomi! Devi precipitarti al laboratorio di Laila. Lei è stata avvelenata. Serve l'antidoto al veleno di scorpione. Un'ampolla con liquido azzurro. Corri! Grazie tante. Credo proprio di conoscerti. Sei Tilda Swanson, Declan Wallison. Molto piacere, sono anch'io di Silvermoor. Lo avevo capito dal colore dei capelli e dalle lentiggini. Senti Declan, avrei bisogno di un favore. Spara. Dovresti portarmi l'elenco dati dei professori. Mi servono informazioni sul professor Gregorian. Ti servo subito. È questo che volevi? Mi scusi, oggi ho le mani indolenzite. Mi auguro per lei che non abbia procurato danni. No, no, tutto a posto. Il libro non ha nemmeno un graffio. Sbrigati, per favore, mi sta tenendo d'occhio. Eccolo. Gregory Gregorian, docente di inversione dell'antimateria. 15 lauree honoris causa, specializzato in... Sì, correttamente scorretto! Bene, controlliamo l'integrità di questo volume. Non si preoccupi, glielo porto io, il tempo di allacciarmi la scarpa. Dammi subito il libro! Ancora un attimo, o vuoi che strappi la pagina? No, che dici? Sei pazza! Dunque, vediamo. Espulso con ignominia dalla comunità scientifica alla fine del mese di ottobre, pochi mesi dopo l'arrivo di Laila. Ultimo domicilio conosciuto, scoglio di McGregor, isole Orca. Basta così! Ecco, mi scusi tanto. Come può vedere, è assolutamente intatto. Thank you.
Ormai è troppo tardi, non c'è più niente da fare. Quasi quasi non vi trovavo più. Ombra, vieni! Questi alberi sono tutti uguali. Presto, o sarà tutto inutile. Bevi. Farhad, ce l'hai fatta. Mi hai salvato ancora. Veramente il grosso l'avrei fatto io questa volta. Ma che cosa è successo? Stavo cercando Tilda e improvvisamente... Ah, lì! Maledetto scorpione! È la tua fine! Non vedrai il sole di domani! Layla, no! Ferma! Aspetta! Io ti ho salvata due volte e in cambio ora ti chiedo di risparmiare Ali. Faccio a meno della tua clemenza! Preferisco lottare fino alla fine, traditore sei e traditore rimani! Me lo devi, e poi era nei patti. Come vuoi, non posso dirti di no. Lo terrò in vita. Ma subirai le pene dell'inferno se non mi dirai dove hai nascosto Tilda! Io? Hai 20 secondi per allontanarti. Devo urgentemente parlare col professor Gregorian. È una questione di vita o di morte. Per te sarà questione di morte se non te ne vai all'istante. Poco importa ormai, tanto tra poco sarà la fine per tutti. Chi sei? Mi chiamo Tilda Swanson, ero una ricercatrice a Oxford. Ah, la famigerata Tilda Swanson? Correttamente corretto, famigerata e molto desiderosa di parlare con lei di Layla Diamu-Yaniskova. Consiglio di restare lì, se non vuoi finire fritta come un calamaro. Che sai tu di Layla Diamu-Yaniskova? Tutto, o quasi. So che si è impossessata del potere del Namirash, una sorta di antimateria che riesce a... So cos'è, vai avanti. È molto malvagia e vuole distruggere... E come fai a saperlo? Perché ha cercato più volte di uccidermi. Piacere di conoscerti, Gregory Gregorian. Anch'io ho rischiato di essere ucciso da Layla. È stata lei a ridurmi così.